Come stanno esattamente i conti? Beh, siamo già oltre i preventivi più o meno del 10%. Non un buon inizio. Io sono Umberto Guarnieri, new entry nel nuovissimo paradiso delle signore. È veramente un nuovo inizio, perché insomma, secondo me può vederla sicuramente anche chi non ha seguito le prime due serie. E chi è Umberto Guarnieri? Umberto Guarnieri è un ricco uomo d'affari, un banchiere, cinico e forse, come dire, l'anima nera, vogliamo dire, di questo nuovo paradiso, però ha un ruolo molto 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 divertente. Il ragioniere gentile signore? E allora perché non il boy dell'ascensore a questo punto? Cattaneo mi è molto utile, posso mostrargli un po' di riconoscenza, non credi? Lo escludo? Fa rima con coscienza. Sicuramente i limiti morali sono pochi per questo personaggio. Le trasgressioni, vedremo sviluppandosi il personaggio se ci saranno anche delle trasgressioni. Credo di sì, perché sarà un personaggio che riserverà delle bellissime sorprese. Devo complimentarmi con lei per la sua campagna pubblicitaria. Azzeccatissima. Grazie. E aspettiamo tutti grandi cose da questo paradiso. La ringrazio, se permettete. Prego. Il valore aggiunto è sicuramente che è una produzione ben fatta in costume e è difficile portare una lunga serialità di questo tipo, così lunga, addirittura una soap, quindi un daytime, in costume, è così ben fatto, con una cura meticolosa. Consiglio veramente a tutti di guardarlo, nel senso che comunque sono gli anni del boom economico, fine anni 50, primi 60, e quindi anni dove c'era una grande speranza, cosa che adesso, oggi, quindi perlomeno guardandola, si sogna e si rievocano quei periodi là che erano grandi periodi di miracolo economico. Ah, dottore, sì. Volevo ringraziarla ancora per l'invito di questa sera. La mia signora è al settimo cielo, non parlo d'altro. Non lo dica neanche. Per me è un piacere vedervi. Dai, Giovanni.